Tutti, oggi sono qua per parlarvi delle mie ultime letture. Ultime in realtà, come in realtà in ogni video, perché è tantissimo che non giro un video aggiornamento su quello che ho letto. Direi quindi di non perderci in chiacchiere e di cominciare subito. Il primo titolo di cui vi voglio parlare è Parade di Shuichi Yoshida. Edito da Vintage per circa 9 sterline, lo trovate tranquillamente su Amazon, se non sbaglio 8-9 euro al massimo, ma è uscito anche in italiano con il titolo Appartamento 401. Edito da Feltrinelli, lo trovate linkato qua sotto in descrizione come tutti i libri e fumetti che vi citerò oggi. Ero molto attratta da questo titolo perché in copertina si presenta come un thriller. In realtà così non è, quindi non lasciatevi sviare da quello che potete leggere, insomma, alla trama di questo libro. La storia è ambientata a Tokyo e si concentra in particolare su cinque ragazzi che condividono un appartamento. Ci sono due ragazze e due ragazzi che vivono in questo appartamento e poi si aggiungerà una quinta persona andando avanti con la storia. La particolarità di questo romanzo è che è scritto in 5 capitoli e ogni capitolo è dedicato ad un personaggio, proprio raccontato dal suo punto di vista. Questi capitoli si intrecciano poi costruendo una vera e propria storia ed è una cosa che ho apprezzato tantissimo perché in questo modo riusciamo a scoprire qualcosa di più dei personaggi, visto che sono loro a raccontare la loro storia personale, ma anche quello che accade convivendo nello stesso appartamento. E di scoprire questi personaggi anche dal punto di vista degli altri, quindi vederli sia come, per come si vedono loro, ma anche come vengono visti dagli altri. Quindi, sotto questo aspetto, è molto intrigante la storia, ma è molto lontana dall'essere un thriller, perché in realtà non succede granché all'interno di questa storia. Si parla di vita quotidiana, è semplicemente un contemporary. Per quanto riguarda la difficoltà di inglese, è abbastanza semplice da leggere questo romanzo, come vi dicevo, è edito anche in italiano. Mi è piaciuto molto perché mi ha ricordato un po' Terrace House, ma più vero, meno dolce e carino, perché alla fine è una storia un po' più realistica, anche se Terrace House è comunque un reality, però è comunque in un ambiente molto diverso, televisivo, la casa è messa a disposizione delle persone, eccetera, eccetera. Questi ragazzi invece studiano, lavorano, si devono mantenere. È un po' più uno spaccato crudo della realtà giapponese. È molto interessante anche perché ci sono personaggi di 18-20 anni e personaggi un tantino più grandi. Comunque sempre al di sotto dei 30 anni, però hanno visioni sulla vita e le relazioni molto differenti. Quindi è un romanzo che mi è piaciuto perché sono sempre molto incuriosita dallo stile di vita giapponese, soprattutto quello contemporaneo. E soprattutto storie di questo tipo mi sembrano molto vere e tra virgolette attendibili, quindi anche se la storia è abbastanza cupa e non tutto quello che succede è molto bello, mi è parso comunque realistico. E quindi niente, è una lettura che mi ha tenuto decisamente compagnia e che mi è piaciuto, ma che non è assolutamente quello che ci viene raccontato qua. Ah, e non solo per quanto riguarda il libro in inglese, anche in italiano si fa molta enfasi sul fatto che si tratti di una storia oscura e thriller, ma così non è, quindi non aspettatevi qualcosa di più. Ho letto poi Bernardo Cavallino di La Badessa, edito da Feltrinelli Comics al prezzo di 16 euro. Questo fumetto mi è stato inviato dalla casa editrice ed è, se non sbaglio, la seconda opera che leggo di quest'autore. Avevo letto Le cose così, ovvero una raccolta di sue strisce che non mi aveva fatto impazzire perché, nonostante alcune strisce siano molto molto belle, trovo che il linguaggio utilizzato dall'autore sia, tra virgolette, troppo estremo per i miei gusti. Non mi piace tantissimo il linguaggio, diciamo, utilizzato, ma è una cosa molto molto soggettiva. Questo fumetto si presenta in maniera totalmente diversa, innanzitutto perché in bianco e nero. Le sue strisce invece sono famose per essere con sfondo giallo, i personaggi sono appunto questi uomini uccelli di rosso, anche le scritte. In realtà questo fumetto è totalmente in bianco e nero ed ha un tratto molto più grezzo di quelle vignette che ho letto, ad esempio, nelle cose così. La storia è interessante perché si concentra su questo ragazzo piccione di 27 anni che soffre d'ansia e è continuamente agitato e angosciato dalla vita, da quello che può accadere, dalla morte, pensieri che comunque
ci terrorizzano e ci mettono in ansia nella vita quotidiana. Lui in particolare non riesce ad andare oltre, è molto fermo nella sua ansia. Il fumetto si concentra appunto su questo personaggio, che ha tra l'altro una specie di mania molto particolare, ovvero quando è in difficoltà ciò che lo rilassa per un attimo è accendere una candelina e spegnerla. La cosa più interessante secondo me di questo fumetto è che la voce narrante entra in gioco nella storia, c'è proprio una sorta di rapporto con chi ci narra la storia e chi la legge. L'ho trovata molto particolare come scelta e soprattutto stimolante perché spinge il lettore a domandarsi quale possa essere la soluzione a quest'ansia, a questo male di vivere essenzialmente. Purtroppo non c'è una vera e propria trama dietro questo fumetto e io ne ho sofferto particolarmente. Ho trovato l'idea molto interessante perché si basa comunque su una tematica molto attuale. Se poi conoscete l'autore, sapete che tratta spessissimo di queste tematiche, quindi se vi piace sicuramente questo fumetto vi piacerà. Io personalmente l'ho trovato interessante, ma non mi ha fatto impazzire. Ho letto poi Mamma di Aoi Kebe, il libro che ho scelto per il mese di marzo. Si tratta di un fumetto edito da Dynit al prezzo di 16,90 euro. Si tratta di una raccolta di storie con tema centrale la figura materna. Si parla di mamme, di figlie, in generale il rapporto fra madre e figli. Molto interessante e toccante in alcune storie, la scelta che però ho apprezzato di più di questa autrice di raccontare la figura materna non focalizzandosi soltanto sull'istinto materno, la premura, la dolcezza, la forza di volontà e sacrificio per i figli, ma ci viene presentata anche una figura materna egoista, molto, insicura, non totalmente positiva, ecco. Questo ha reso il personaggio della madre, anche se i racconti sono diversi, quindi le madri differenti, più vera, più umana. Una raccolta davvero molto molto carina e poi come vi dicevo ci sono alcune storie che fanno un po' commuovere. Un altro piccolo racconto che ho letto è Lungo i bordi di Zuoma, edito da Canicola al prezzo di 8 euro. Si tratta di un racconto molto breve, saranno poco più di 20 pagine. Io ho anche incontrato l'autore al B-Comics, infatti mi sono fatta dedicare proprio questo fumetto qua, guardate che meraviglia, proprio dolcissimo. Questo racconto mi è piaciuto molto, è breve quindi molto conciso. Si focalizza per lo più sui ricordi, la nostalgia e il rapporto del protagonista con la sua cagnolina. Una storia abbastanza onirica, dai disegni e soprattutto dai colori molto molto belli, c'è questo effetto acquarello spettacolare. Io dell'autore avevo già letto Night Bus che mi era piaciuto. Qua ci troviamo di fronte a una storia simile per le tematiche, ma visivamente abbastanza diverso. Sempre a B-Comics avevo recuperato poi il secondo volume di Girl from the Other Side, edito da J-Pop al prezzo di 6,50 euro. Ovviamente non entro molto nei dettagli di questo secondo volume per evitare di fare spoiler. È scritto e disegnato da Nagabe ed è una storia abbastanza cupa, un po' favola oscura. È una storia che da un lato mi piace, dall'altro mi innervosisce, perché penso che non vada molto avanti la storia e che ci siano troppi, non dubbi, ma troppe informazioni che non ci vengono date. Ed è snervante perché da una parte vorrei sapere qualcosa di più, mi piace che sia misteriosa e che non venga detto tutto all'inizio, ma dall'altra mi innervosisce perché ho l'impressione che non stia succedendo assolutamente nulla. Quindi adesso vedremo con il terzo volume e se sarà poi il caso di andare avanti, almeno per quanto mi riguarda, perché sono molto combattuta. Altro titolo che non mi ha fatto impazzire è Diario di un dolore di Lewis, edito da Adelphi al prezzo di 9 euro. Io l'avevo recuperato l'anno scorso col 25% di sconto perché mi era stato consigliato come lettura, se si è in lutto o comunque per affrontare la morte di una persona cara, insomma per questo momento particolare, e devo dire che mi aspettavo decisamente di più. Non è stata una brutta lettura, ma mi aspettavo che l'autore parlasse molto di più del suo rapporto con la moglie e della sua scomparsa, visto che erano queste le premesse della storia. In realtà si concentra molto di più sul suo rapporto con Dio e sulla sua fede in generale, quindi sono rimasta molto delusa perché mi aspettavo qualcosa di più, che si parlasse proprio di lutto, non tanto di come superarlo, ma come lo vive l'autore. Punto.
E quindi sono rimasta delusa da questo punto di vista, perché mi aspettavo qualcosa di diverso. Ci sono dei punti, delle riflessioni che mi sono piaciute, che mi sono appuntata, però nel complesso è stata un po' deludente come lettura. Ho letto poi il secondo volume di Blooming to You, edito da J-Pop al prezzo di 6,50 €. La storia mi piace sempre di più, il primo è abbastanza introduttivo, in questo si sviluppa meglio, secondo me, il lato caratteriale dei personaggi, li conosciamo meglio, iniziamo a comprendere un po' la complessità di questi personaggi. Infatti, secondo me, Blooming to You non è semplicemente una storia d'amore fra ragazze, ma è proprio un fumetto che punta sulla complessità dei sentimenti e dei personaggi, su che cosa significhi realmente amare. Se siete curiosi, è uscita la mia recensione dei primi due volumi di Blooming to You per Red Capes, ve la lascerò poi linkata qua sotto in descrizione. Altro manga che ho letto è Arukase no Etranger di Kikanna, edito da Flashbook al prezzo di 6,90 €. Si tratta del sequel di Umibe no Etranger. Penso che infatti dopo il successo di questo manga comunque autoconclusivo, l'autrice abbia deciso di fare una serie proprio sequel che conta, se non sbaglio, 3 o 4 volumi al momento in corso in Giappone. In Italia è uscito per adesso soltanto il primo volume. Devo dire che, a differenza di Umibe no Etranger, che mi aveva delusa abbastanza, questo fumetto mi è piaciuto di più. I personaggi sono i medesimi, i disegni spettacolari, io adoro moltissimo il tratto di quest'autrice perché sa essere molto delicata, i personaggi hanno dei tratti molto riconoscibili, particolari. Forse ecco, l'unica cosa è che tende a disegnare i personaggi molto simili fra di loro. Non i due protagonisti, chiaramente, però c'è un personaggio, diciamo, secondario della storia che assomiglia tantissimo a uno dei protagonisti. Se non fosse per la differenza d'età, io li scambierei continuamente. Quindi, peccato appunto per queste somiglianze fra i personaggi, però per il resto il tratto mi piace molto. È inoltre un'autrice di yaoi che disegna delle scene sì abbastanza esplicite, ma rimane sempre tutto molto velato, molto delicato. Non come ad esempio Arada, che è molto esplicita e tende a non far mancare nulla, cioè tu non ti puoi immaginare qualcos'altro oltre a quello che vedi perché c'è tutto, qui rimane tutto molto velato. È una storia molto carina e dolce che si basa comunque sulla quotidianità, quindi sulla loro semplice vita assieme. Però ci sono dei momenti anche particolarmente intensi e profondi, perché uno dei personaggi è sempre stato giudicato male per essere omosessuale, è sempre stato, diciamo, discriminato sia dai coetanei che dalla famiglia, e quindi teme un po' questo ritorno a casa proprio perché in passato aveva annullato un matrimonio con una ragazza che aveva in realtà combinato solo per forzarsi di essere normale, per essere quindi accettato dalla famiglia, ma poi è arrivato a un punto in cui non poteva più continuare questa messa in scena. Tratta quindi delle tematiche abbastanza importanti e attuali, e non vedo l'ora di continuare questa serie perché appunto mi sta piacendo tanto. Sempre di Giappone parliamo, Gridare amore dal centro del mondo di Kyoichi Katayama, edito da Salani al prezzo di 9,90 €. Io l'avevo recuperato all'usato per 4,90 €. Se non sbaglio, ne avevate detto in tanti che è una storia strappalacrime, prepara i fazzoletti, eccetera, eccetera. Quindi mi immaginavo una storia toccante, ma non mi immaginavo di essere coinvolta così tanto in questa lettura. Ho preso tantissimi appunti, mi sono segnata diverse cose, penso che sia stata la lettura giusta nel momento giusto. La storia parla di un amore finito perché lei muore. Ci viene detto nelle primissime pagine che la ragazza di cui è innamorato il protagonista, la voce narrante di questa storia, muore di leucemia. E nel momento in cui lui va in Australia con i genitori di lei per esaudire il suo ultimo desiderio, ripercorre quella che è stata la loro storia, da quando si sono conosciuti, cresciuti insieme, quando si è sviluppata insomma la loro storia d'amore. Due ragazzi molto giovani, perché nel momento in cui ci viene raccontata la storia hanno 16 anni, quindi è un amore adolescenziale che però è molto maturo per essere. Ci sono delle riflessioni sulla vita,
sulla morte, anche il confronto che ha il protagonista con il nonno l'ho trovato molto maturo ed interessante. Ed è una storia sì commovente, non tanto perché sappiamo che poi lei muore, quindi questa storia finisce male, ma proprio perché si hanno delle riflessioni sulla vita, sul senso della vita, sulla perdita dei propri cari, che non lo so, mi hanno puntato nel vivo, mi hanno fatto sentire meno sola e nulla, è una lettura che mi porterò dentro per tanto. Ci sono veramente dei punti in cui mi sono rivista particolarmente e sono grata di aver letto questo libro. Non è certamente una lettura perfetta, ci sono diversi momenti in cui mi sono detta: ma che caspita sta succedendo? Mi sembrava un po' di leggere un manga, però in real life. Quindi, se state cercando magari un romanzo che abbia un po' il vibe di un fumetto giapponese, questo potrebbe fare a caso vostro, anche se state cercando una lettura particolarmente commovente che tratti queste tematiche. Ho finalmente letto poi il seguito di Kids with Guns di Capitan Artiglio, questo è il secondo volume edito da Bao al prezzo di 20 euro, non entro nei dettagli, ma questo secondo volume mi è piaciuto molto più del primo, veramente spettacolare. Si tratta di una storia che mescola western, fantascienza, magia, cultura pop e dinosauri. Sì, penso di aver detto bene o male tutto, quindi è un mix di elementi che sembrano non azzeccarci nulla, ma in realtà creano una storia pazzesca. L'autore a me piace tantissimo, ha dei disegni, adesso oggi non ce la posso fare, sono stata interrotta mille volte per girare questo video. Comunque vi stavo parlando del secondo volume di Kids with Guns, di cui non posso farvi vedere delle tavole perché ho paura di farvi spoiler. Comunque si tratta di un fumetto pazzesco, qualcosa di mai visto prima. Io adoro tantissimo l'autore, mi piace ogni cosa che disegna. Poi guardate la copertina di questo secondo volume, non è alcuno spoiler, ma l'ambientazione in una città tipo sala giochi vivente, cioè spettacolare. Se poi siete più o meno della mia età e siete alla ricerca di una storia veramente diversa che abbia degli elementi, diciamo, vecchi ma molto modernizzati, fa sicuramente a caso vostro. In linea generale, leggetelo, tanto non ve ne pentirete. Altro fumetto che vi consiglio caldamente, a cui non avrei dato nemmeno uno spicciolo, è Beastars di Paru Itagaki, edito da Planet Manga al prezzo di 6,50 euro. Questa copertina variant, invece, che è anche del pelo, visto che il protagonista è un lupo, ha un prezzo di 9,90 euro. Perché non ci avrei dato uno spicciolo? Perché in realtà io non ne avevo sentito parlare più di tanto e non pensavo dalla copertina che potesse rientrare nei miei gusti. In realtà l'ho spottato in fumetteria, ho visto che aveva questa copertina pazzesca, ho letto la trama, parla di un lupo che frequenta il liceo e di una misteriosa, non scomparsa, ma uccisione. Ecco, un suo compagno infatti del club di teatro viene ritrovato morto, sbranato da un carnivoro e tutti, soprattutto gli erbivori della scuola, iniziano a pensare che il colpevole sia il nostro protagonista, Legoshi. Mi aspettavo quindi una storia un po' tipo giallo poliziesco, no? Viste queste premesse. In realtà non è tanto così perché non si indaga propriamente sulla morte di questo alunno, ma va ben oltre. La storia mi è piaciuta tantissimo perché si parla di discriminazione e senso di inadeguatezza. Come vi anticipavo, i protagonisti di questa storia sono degli animali antropomorfi. Frequentano una scuola che è aperta sia a carnivori che ad erbivori, in un mondo in cui questi due gruppi di animali convivono. Ci sono delle regole ferree, ad esempio, i carnivori non si cibano di vera e propria carne, ma hanno un'alimentazione a base vegetale, ad esempio, gli hamburger sono di soia, per dire. Quindi si cerca in tutti i modi di far convivere specie diverse nello stesso ambiente. La storia è ambientata per l'appunto a scuola, il protagonista è un lupo grigio dall'aspetto veramente inquietante, un po' cattivo. L'autore spinge molto nel caratterizzare questo personaggio come forte e che stimola comunque paura nei compagni. In realtà è un lupo molto molto sensibile, una persona davvero delicata nonostante il suo aspetto. Questo contrasto secondo me è formidabile. È una persona che viene spesso non compresa dagli altri proprio perché ci si ferma troppo sulle apparenze, sugli stereotipi e l'aspetto fisico.
È una storia che alla fine parla di adolescenza. Non importa se i personaggi qua sono degli animali, ci si può rivedere facilmente nei personaggi di questa storia, che sono poi tutti animali diversi. È stato molto abile l'autore nel cercare di caratterizzare tante specie diverse. Non tutte magari sono ben riconoscibili immediatamente, però comunque ci sono veramente tanti tanti animali diversi all'interno di questa storia, quindi è stato secondo me molto bravo. Oltre a questo caso di sparizione, si parla appunto del senso di inadeguatezza che prova ogni adolescente e ogni persona diversa dalla massa. Quindi sono molto curiosa di approfondire perché penso che tratti delle tematiche molto attuali e poi il fatto che i personaggi siano degli animali mi affascina tantissimo come cosa, quindi sono curiosa di andare avanti. Per ora è uscito un volume, la serie è ancora in corso in Giappone, mi sa che ci sono 10 o 12 volumi al momento, vedremo. L'ultimo manga che ho letto recentemente è il primo volume di Color Recipe di Arada, edito da J-Pop al prezzo di 6,50 euro. È il primo volume di due di questa miniserie di Arada ambientata nel mondo dei parrucchieri. I protagonisti infatti sono due parrucchieri che diciamo litigano fra di loro, nel senso che uno dei due, quello che vedete in copertina, è un perfezionista molto ligio sul lavoro, ma ha un carattere molto introverso e quindi non chiacchiera con le clienti che spesso si sentono a disagio, quindi nonostante sia molto molto bravo e preparato, fatica a crearsi una clientela. Il nuovo collega di lavoro è totalmente il suo opposto, ovvero è bravo sì, ma ha una tecnica magari un po' inferiore a lui, ma è molto bravo a intrattenere le clienti, per questo è amatissimo. Si ritrovano nello stesso salone e battibeccano perché appunto sono completamente diversi. In particolare, il nuovo arrivato fa degli scherzi a Shukichi, il protagonista, per attirare la sua attenzione, e nel giro di pochissimo, nonostante caratterialmente siano, diciamo, incompatibili, finiscono a letto. Arada, infatti, è un'autrice di yaoi molto esplicita, devo dire. Questo è il primo fumetto che leggo di suo, ma mi sono informata anche su altre opere. E il tratto è molto particolare, sicuramente ben riconoscibile perché i suoi personaggi hanno dei visi, dei volti molto affilati, il mento a punta, gli occhi allungati, hanno questi sguardi molto felini, accattivanti, che possono essere sia furbetti e intriganti che un po' malati, perché ecco, ho beccato una delle scene clou, è molto molto esplicito questo fumetto, quindi se non siete abituati, se vi disturba magari la presenza di scene particolareggiate, perché come dicevo poco fa, a differenza di altre autrici, lei disegna tutto, e anzi nel fumetto ci sono delle pagine a colori non soltanto all'inizio ma anche tipo in mezzo al fumetto, proprio nel momento più piccante, diciamo, della storia, e sono rimasta molto sorpresa perché non credo di aver mai letto uno yaoi di questo genere. Comunque è molto spinta come autrice, insomma, quelle scene che ci sono sono esplicite, e la particolarità di questa storia è che ha un risvolto molto cupo, nonostante all'inizio sia abbastanza simpatico, ci sono degli scambi di battute un po' comiche, poi questo risvolto molto intimo ed esplicito. Si parla di stalking, di comportamenti ossessivi verso un'altra persona. Shukichi in particolare inizierà ad essere vittima di scherzi. Scherzi di molto dubbio gusto, troverà un preservativo usato sulla maniglia della porta, riceverà delle chiamate anonime, insomma, la storia si fa molto cupa ed è una cosa che apprezzo perché purtroppo capita anche di imbattersi in relazioni e in persone non sane. Quindi mi è piaciuto che l'autrice volesse parlare di questo tipo di relazioni. Il problema che ho io però con questo modo dell'autrice di parlare, ad esempio, di stalking e di relazioni un po' malate, è che non è che ne parla, non prende una posizione, non critica questi atteggiamenti che sappiamo essere sbagliati, ce li presenta e basta. Quindi il mio timore è che si finisca per romanticizzare degli atteggiamenti che non sono sani, sono dannosi, che possono veramente fare del male, soprattutto a livello psicologico, e sfociare eventualmente anche in azioni violente dal punto di vista fisico.
Quindi ecco, da una parte questo fumetto mi è piaciuto perché l'ho trovato intrigante. La storia parte in un modo e poi c'è un risvolto inaspettato nella storia, però ho paura che non si tratti con dovuta importanza qualcosa che meriterebbe maggiore attenzione. L'ultimo fumetto di cui vi voglio parlare oggi è Sfera di Albi Longo. È edito da Bao al prezzo di 20 euro. È la storia di due ragazzi che fanno i giornalisti, ma sono molto insoddisfatti del loro lavoro, vorrebbero seguire tutt'altro settore. Lei in particolare è sempre stata affascinata dal mondo dell'arte, lui invece ha un potere molto particolare, ovvero riesce a creare delle sfere dal nulla. È un potere un po' inutile perché non vede come poterlo applicare, come possa essergli utile effettivamente, finché non incontra questa ragazza e gli viene in mente di sfruttare le sfere per creare delle opere d'arte. I due quindi si mettono, diciamo, in società, iniziano a formare un duo artistico ed esporre le loro opere. L'aver raggiunto però una situazione di, diciamo, soddisfazione, non è tanto facile da mantenere, però ci sono delle insidie. Una storia che ho trovato interessante perché è da una parte una storia quotidiana, due ragazzi più o meno della mia età che vorrebbero farcela nella loro passione, hanno degli interessi, ma non sono riusciti magari a trovare degli sbocchi in quel senso, ma finalmente le cose sembrano essere cambiate, ma è difficile forse cambiare veramente le cose e lavorare su qualcosa interamente unico e loro. Dall'altra abbiamo questo elemento, ovvero del potere, del superpotere, che non si sa da dove sia nato, eccetera, eccetera, che non so, rende originale questa storia. Il fumetto, per quanto mi riguarda, è partito abbastanza lentamente, per poi diventare sempre, sempre più interessante e purtroppo, secondo me, si conclude sul più bello. Quindi peccato per questa cosa perché mi è rimasta un po' di voglia di scoprire che cosa c'è dopo, però nel complesso l'ho trovata una storia attuale che affronta comunque delle tematiche comuni a molti giovani d'oggi con un tocco originale dato da questo strano potere. Queste erano quindi tutte le letture che ho fatto nell'ultimo periodo, penso nell'ultimo mese circa. Fatemi ovviamente sapere che cosa ne pensate dei libri fumetti che ho letto, se li avete letti anche voi, insomma, confrontiamoci se avete qualcosa da dire, se volete consigliarmi qualche cosa, insomma, mi fa sempre piacere leggervi nei commenti. In descrizione invece trovate la lista completa di tutti i titoli che ho citato oggi con relativi link di affiliazione ad Amazon e DBS. Spero che questo video sia finito. Sì, spero che questo video sia finito perché sono stata interrotta tipo 10 volte e non ne posso più nemmeno io. Comunque, quello che volevo dire in realtà è che spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!